Buonasera amici, eccoci di nuovo in questa rubrica. Siamo alla quinta puntata, sciamanesimo del continente europeo. Mi date un feedback se ci siete, non ci siete, se sentite bene, sentite male, così so se le cose possono andare bene o no, se la trasmissione sta andando ok. Se mi date un feedback, mi fate una grande gentilezza. Mi sentite? Sì? No? Ciao Cal, tutto ok? Grazie Anna, grazie, 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 grazie. Tutto perfetto. Meno male. Ok, bene, cari teleascoltatori. Bene, questa sera l'argomento non è molto leggero, nel senso che abbiamo parlato di diversi argomenti nelle puntate precedenti. Abbiamo parlato di come avvicinarci allo sciamanesimo, quali potrebbero essere gli intenti dello sciamano. Buonasera a voi tutti. Stasera l'argomento sarà trovare l'aggettivo giusto. Secondo me è l'argomento serio, ecco, anche se può sembrare banale. Varcare la soglia, come lo sciamano può entrare nei vari mondi, nei vari livelli di mondi ultraterreni. La prima cosa che vi posso dire è che non è una cosa facile. Quello che si dice nella maggior parte dei casi sono delle banalità. Si fa il viaggio, io ho visto, non è così facile come si dice. Operare nel varcare la soglia dell'ultramondo non è una cosa, consentitemi di dirlo, alla portata di tutti, ma non perché le persone non abbiano il potenziale, perché ci vuole perseveranza per fare questo. Tutti abbiamo il potenziale, bisogna saperlo sviluppare. Questa è una cosa che ribadirò all'infinito. Se non avrete il vostro intento, sarà proprio un intento da perseguire ad oltranza, quello di riuscire, di provare, provare, provare e riprovare. Ma perché? Perché sono multiple, sono innumerevoli le possibilità per riuscire a varcare i mondi e incontrando diverse realtà. Perciò non esiste una cosa standardizzata nello sciamanesimo. Non accadrà mai la stessa cosa. Incontrerete magari lo stesso animale, ma in circostanze diverse e vi dirà cose diverse, non vi ripeterà le cose ad oltranza, come spesso magari vi può capitare con il sogno che si ripete più volte. Assolutamente, nello sciamanesimo non è così. Bene, marcare la soglia dovremmo considerarla proprio l'essenza dello sciamanesimo. E questo sta appunto, come vi dicevo prima, nel visitare i mondi interiori. I mondi interiori ovviamente vengono condizionati anche dal momento che stiamo vivendo, da quello che abbiamo vissuto in passato. Qui si possono scoprire delle grandissime verità e ci dà la possibilità appunto di vedere realtà che dimorano all'interno del mondo ultraterreno. Cioè cose che in questa dimensione manifesta noi non riusciremo a vedere. Ovviamente lo sciamano ha una capacità, è in grado, appunto con questa sua abilità, con questa sua capacità, di guardare il mondo esteriore con occhi diversi da quello che è l'ambiente che ci circonda. Lui ovviamente deve cercare di capire cose che sono molto spesso incomprensibili.
il simbolismo durante il viaggio o quello che ci viene detto dai maestri o da chi incontriamo, dalle realtà ultraterrene, riuscire a estrapolare il significato di quello che ci viene comunicato, che ci viene detto. Diciamo che in qualche modo lo sciamano diventa allo stesso tempo anche oracolo, nel senso che quello che gli viene detto lui deve metabolizzarlo, traslarlo e poi esprimere quelle che saranno i suoi modi di vedere, di comprendere, di percepire quello che gli è stato detto. E come vi dicevo, molto spesso queste cose sono incomprensibili, no? Perciò, anche perché noi le osserviamo molto spesso con occhi fisici, insomma, dobbiamo cercare di dare un senso a quello che vediamo. Posso dirvi che nelle mie esperienze a volte è capitato di vedere cose, di provare fisicamente delle situazioni che difficilmente qualcuno potrà provare in questa dimensione manifesta. In un'occasione, tantissimi anni fa, durante un rituale, ho perso completamente i sensi. Nel perdere completamente i sensi mi sono ritrovato in una situazione come da non percepire più il mio corpo fisico, non percepirlo proprio più, essere vacuo. E questo mi ha fatto vedere come se il mio corpo esplodesse in miliardi e miliardi di atomi. Beh, posso garantirvi che vivere quella sensazione fisicamente all'inizio non è stato bello. Perciò bisogna in qualche modo, ecco perché dico che non tutti riescono ad affrontare situazioni del genere, perché in certi ambiti non sai neanche come reagire emotivamente. Paura, terrore. Ci sono state delle volte che non ero più intenzionato a rientrare in questa dimensione manifesta. Cioè, talmente era la sensazione di, non mi fraintendete, di beatitudine, ma non quella beatitudine tipo quando qualcuno dice di aver visto la Madonna o situazioni analoghe, no, proprio di essere connesso con qualunque realtà manifesta e non manifesta nei multiversi. Ecco, quella sensazione, personalmente, non è neanche facilmente descrivibile. È come se voi aveste milioni e milioni di tentacoli, milioni e milioni di fili che sono connessi a tutto l'universo, conosciuto e sconosciuto. Ecco, vivere quelle sensazioni, se emotivamente, psicologicamente, non sei preparato e pronto, credo che in qualche circostanza possono anche arrecare dei problemi. Questo parlo per realtà acquisita e per realtà vissuta fisicamente. Bene, tutto questo lavoro che svolge lo sciamano, appunto, ci porta ad avere una percezione di una sorta di mappa dei vari livelli ultraterreni che noi andremo a incontrare, perché non ce n'è uno solo. Parlo della mia realtà druidica, in questo caso, i livelli sono 12, perciò si va proprio su da un inizio a un vertice, a un apice, dove le condizioni, le abilità e le percezioni dello sciamano ovviamente cambiano da livello a livello. Allora, dobbiamo considerare che il viaggio di uno sciamano, anche se alcuni di voi magari hanno avuto esperienze, ovviamente man mano che andate avanti acquisirete capacità di esplorare mondi
che la vostra mente non riesce neanche in questo momento, se vedete un film di fantascienza e immaginate, ci sono delle realtà che non riuscite neanche a, come posso dire, a comprendere. E credo che all'inizio la cosa migliore, per riuscire a comprendere queste numerose dimensioni, no? Che noi viviamo esteriormente, ma che di fatto fanno parte del nostro mondo interiore. E allora si diventa capaci, a creare proprio questa, una sorta di mappa per viaggiare tra i mondi. E questo è, personalmente per me, è spettacolare. Mi interrompo un attimo, ecco. Quando provi delle emozioni profonde, dopo vuoi restare lì, è verità. Ecco, vi ripeto, vi ricordo questa cosa. Quando mi scrivete il messaggio, se alla fine potete scrivere il nome di chi lo sta scrivendo, perché se no mi devo collegare al telefonino per vedere, chi è, se mi fate questa gentilezza. Se hai provato questa condizione, capisci quello che sto dicendo. Credo che sia spaventosamente grande per la mente umana che non sia pronta, a percepire l'infinito. Assolutamente, assolutamente sì. È impossibile descrivere. No, noi possiamo mettere tutti gli aggettivi, per descrivere la sensazione, anche se siamo abili con il lessico, tutto. Ci sono delle condizioni che proprio quello che percepisce il tuo corpo, il tuo spirito, la tua anima, non sono, non sono traslabili su questo piano. Anche i colori, cioè tu vuoi descrivere dei colori, ok, puoi descrivere la parvenza del colore, ma a volte vedi delle cromaticità all'interno di questi viaggi, all'interno di questi mondi ultraterreni. E tu dici, ma esistono questi colori? Perché io personalmente in natura non li ho mai visti. A volte vedi il verde, diverse tonalità di verde, ma quando cominciano a diventare dei verdi quasi fluorescenti, cangianti, cioè cose che è difficile trovare in natura. Hai detto che ci sono, potresti dire il primo livello? Sono Monia. Allora, il primo livello è quello della realizzazione, Monia. La realizzazione è quella proprio di percepire, proprio percepire quello che tu hai di fronte, il viaggio che starai andando a fare. Poi c'è il sentiero della morte, c'è quello del risveglio, insomma, il come connettersi, il come sintonizzarsi. Il viaggio che fai, i totem, il tuo sciamano interiore. Ovviamente tutto questo poi alla fine arrivi a una sorta di accettazione, cioè l'accettazione di tutto questo che hai visto. Poi ci sono le visioni e poi c'è la seconda realizzazione, cioè quella che praticamente ti fa comprendere tutto quanto. Questi stati possono disporre, di lunghissime illustrazioni, cioè c'è una progressione naturale che si ha nel cercare di percepire, metabolizzare, incarnare quello che voi state vivendo. Ovviamente nella pratica, nella maggior parte delle persone, soltanto alcune riescono in questo sentiero, proprio perché richiede tempi lunghi, tempi di applicazione. Ed è per questo che vi dico, non è facile, non è assolutamente facile. Quando a volte faccio i seminari di iniziazione, diverse sono le persone che pensano che sia facile, perché vengono da pratiche New Age, di meditazione e di vissuto che sono, perdonatemi, potrete anche arrabbiarvi con me, ma non è questo il problema. Cercate di comprendere quello che vi voglio dire. Sono proprio di superficie. La realtà sciamanica non è una realtà di superficie. La realtà sciamanica è una realtà di profondità. Ti scava dentro. Anche le parti più buie di te vengono fuori, vengono
esternate, estroflesse, diventano specchio a volte all'interno dei viaggi per comprendere cosa devi e cosa non devi fare. È così che si attua la guarigione. Non so se avete mai visto documentari, anche nei film, guardate che molto spesso ce n'era uno in particolare che ricordo tantissimi anni fa, credo all'inizio degli anni 90, con Sean Connery, si chiamava Mato Grosso. Era un film realizzato, praticamente lui era un ricercatore per le case farmaceutiche, stava trovando una pianta che guarisse dal cancro, una pianta che di colore rossastro. Beh, l'unica persona che conosceva come e quando acquisire l'essenza di questa pianta era lo sciamano del luogo. Avete mai visto, sai, che vi fanno vedere gli sciamani che sono sempre accondiscendenti? Non è vero, non è assolutamente falso. Gli sciamani si incazzano con una facilità estrema, cioè sono proprio, a volte sono anche rabbiosi, combattono. Tant'è che in questo contesto cinematografico fa vedere proprio che lo sciamano combatte col bastone, proprio perché non voleva che l'umano, in questo caso il bianco, potesse capire un certo tipo di segreti. Ma perché? Perché secondo lui non erano pronti. Perché quella sorta di magia, che, anche se la sostanza funzionale della pianta poi in farmacologia non è magia, ma la magia di quando percepire, di prendere la pianta nel periodo giusto, nel momento giusto, è quella la magia, è quella la magia, è mettersi in relazione, in connessione con il mondo che ti circonda. E visto che la connessione non è spaccata tra il mondo manifesto e il mondo non manifesto, lo sciamano è quello che sta tra i due mondi. Sta con un piede di qua e un piede di là. E molto spesso questa condizione nella vita normale, diciamo, non puoi stare con i due piedi in due scarpe. No, assolutamente sbagliato. Lo sciamano sta con due piedi in due scarpe. Pensate che c'è un disegno rupestre scandinavo dei Sami in Finlandia che viene raffigurato lo sciamano con il tamburo e come se fosse su una porta, su due soglie, cioè con un piede di qua e un piede di là, perché lo sciamano è il tramite, la connessione del mondo manifesto e la connessione del mondo non manifesto. Capite? Hai detto che ci sono? Sì, sì, ok. Si potrebbe definire un po' come estati. Sì, per certi frangenti, sì, come ho detto anche prima, però non trovo l'aggettivo corretto il momento dell'estasi, perché l'estasi viene in un secondo momento quando hai cominciato ad avere un minimo di comprensione. Quando non comprendi, quando non conosci, credo che in qualche circostanza ci sia anche la paura, no? Perché tu non sai che cosa accade. Io ormai non è che posso dire che non abbia paura, perché ancora oggi capitano delle cose insolite, però l'esperienza di 30 anni mi ha forgiato, cioè, so a che cosa vado incontro. Scusate un attimo, ok, no, mi è andato via un attimo lo schermo, però mi date conferma che è andata tutta, che la trasmissione non si è interrotta, perché c'è stato un momento che mi è andato via lo schermo. Ok, ecco, dovete immaginare proprio come una sorta di cerco di farvela immaginare come una scala a chiocciola, no? Questa dimensione di questi 12 piani dei mondi ultraterreni. E voi man mano dal primo della realizzazione cominciate a salire, cominciate a percepire mondi diversi. Sai, noi molto spesso vediamo nei film gli animali che parlano, gli animali che dialogano con l'uomo. Molto spesso però vediamo cani, gatti, qualche volta è capitato al cavallo. Nei cartoni animati ovviamente tutti gli animali parlano, però quando vi ritrovate in un viaggio e incontrate un animale di potere, incontrate un totem o un guardiano della soglia, in questo caso possono essere anche animali, a volte animali che non,
sono proprio lontani dalla vostra immaginazione. Non so se avete notato, molto spesso si parla del lupo, del falco, dell'orso, sono animali imponenti, animali che... che bello, il mio animale totemico è il lupo. Vi posso garantire che ogni animale ha la sua specificità, ha la sua abilità, e molto spesso meglio avere un topolino di campagna che vi accompagna durante il vostro viaggio che un orso. Perché ovviamente questo è legato anche alle espressioni dell'animale totemico, no? In una situazione delicata, portarsi dietro con sé e richiamare lo spirito dell'orso non è mica detto che vada bene, no? Io nella maggior parte dei casi lascio sempre a loro la decisione di arrivare, in quale circostanza e come aiutarmi nei vari viaggi. A volte mi è capitato di avere il castoro, un castoro che tra l'altro è un animale che qui da noi assolutamente c'era. Noi in questo momento, in questo tempo, abbiamo il sostituto, che è la nutria, che è una lontra, no? Che è molto simile al castoro. E quando ti arriva un animale del genere, dici, pensi, perché mi è arrivato il castoro? Parlo di quella circostanza di quando mi è apparso per la prima volta. Penso che sia stata una delle poche volte che, quando mi è apparso un animale, ho pensato immediatamente alla sua particolarità. Il castoro è un edificatore, costruisce le dighe, no? Dopo qualche secondo che l'avevo incontrato e che si era presentato, mi è venuto subito l'aggancio del ecco, mi deve far comprendere come edificare qualcosa. Di come creare qualcosa, di come costruire. Perciò capite che, insomma, dobbiamo cercare di percepire, di aguzzare proprio i nostri sensi, fare in modo che le nostre sensibilità, e questo è un'altra cosa che ribadirò all'infinito, e lo possiamo fare prevalentemente in natura e con esercizi che ci danno la possibilità di percepire anche la più piccola increspatura nell'aria. Molto spesso gli sciamani riescono a comprendere una folata di vento, il volo di un uccello, il passaggio di un animale nel bosco, e questo penso di avervelo già accennato nelle puntate precedenti. L'animale da quale direzione veniva, verso quale direzione andava. Cioè, ognuna di queste caratteristiche ha un'indicazione del viaggio che viene fatto, del mondo in cui vi trovate. E poi, molto spesso, nei mondi ultraterreni, nella maggior parte dei casi, si va sottoterra, dove noi non abbiamo questa facilità a stare, dove c'è buio, dove c'è umidità, nel senso che per noi sono luoghi oscuri. Però un'altra cosa che spesso dico, il seme di una pianta nasce al buio, nasce nella tenebra, è la tenebra che nutre il seme, che poi esce fuori dal terreno per prendere luce. Le tenebre della terra hanno questa grande influenza, questa grandissima spinta propulsiva per il seme, per far sì che poi lui vada alla luce. Mentre molto spesso nella New Age la tenebra viene sempre allontanata, come se la dovessimo scacciare via. Questo è un atteggiamento molto cattolico, perdonatemi. Mentre dovremmo accogliere la tenebra, perché se riusciamo a comprendere certe dinamiche delle nostre parti più oscure, per portarle appunto alla luce, per far sì che possano emergere e che possano essere metabolizzate da noi per effettuare il cambiamento, questo è
è uno dei processi fondamentali, a mio parere, per chi decide di intraprendere un cammino spirituale, e in questo caso lo sciamano. Lo sciamano vive nel bosco, lo sciamano vive nella foresta, dove poi tutta questa luce non c'è. È un po' come, e mi piace ricordarlo, un po' come la Divina Commedia, no? Il primo passo della Divina Commedia, la selva oscura, perciò uno, il viaggio iniziatico è lì che comincia, non comincia sulla vetta di una montagna. Per arrivarci ci vuole del tempo, devi metabolizzare un certo ordine di cose, ok? È però duro per noi che abitiamo in città poter respirare certe realtà. L'unica cosa sarebbe... Certo, Giancarlo, io l'ho fatto di proposito. 30 anni fa ho detto, dico, se io voglio intraprendere, nel senso che io mi sono allontanato dalla città in maniera molto, molto lenta, nel senso che ho vissuto per un periodo della mia vita a Genova, poi a Roma, estremamente caotica, però ho avuto la grande fortuna di non vivere proprio nelle parti centrali di Roma, vivevo dalle parti dell'Eur, perciò dove c'era ancora molto verde, dove c'era la possibilità di andare subito con pochissimi chilometri verso la campagna romana, verso il mare, dove però lì, voglio dire, di gente ce n'è tanta. Poi sono andato a vivere a Ferrara, a Bologna, dove c'era meno, ancora meno inquinamento psichico, cioè meno persone, fino poi a fare la scelta estrema, non c'era proprio più da parte mia l'accettazione a vivere in una certa dimensione, no? In una certa realtà cittadina. E se vuoi intraprendere un certo percorso, ti devi assolutamente allontanare. Non puoi, io non sono mai stato convinto, non ho mai creduto a quello che molto spesso viene considerato lo sciamano urbano. Nel senso che, a mio parere, non può sviluppare certe abilità. Poi sono anche sempre pronto a cambiare idea, ma fino ad oggi non ho conosciuto realtà del genere. Sento perfettamente e anche vedo benissimo. Ok, grazie. Questo legato prima, simbologia di non scappare dalle paure. Ma sapete, per me avere paura è una cosa sana, eh? Nel senso che la paura poi devi affrontarla con il coraggio. Cioè, hai due possibilità, o c'è la paura e il fuggire, e c'è la paura dell'affrontare poi la situazione. Dice, sì, io ho paura, però per uscire fuori da questa situazione io affronto quello che mi si pone davanti. E devo dire che mi sono sempre sentito un dissidente, un rivoluzionario in molti ambiti della mia esistenza. La paura assolutamente mi appartiene, ma riesco anche ad affrontarla con altrettanta facilità. E credo che, anzi, di questo ne ho la netta convinzione, che il lavoro sciamanico mi abbia sostenuto ed aiutato in maniera inequivocabile per acquisire questo tipo di abilità. Il viaggio più pericoloso e lungo è questo dentro di noi, assolutamente sì. Abbiamo un vero tesoro. Certo, Anna, sì. Noi abbiamo tutte le nostre armi e tutti i nostri strumenti a disposizione, sono lì pronti per essere utilizzati. Solo che negli anni, nei secoli, nei millenni, una cosa che mi piace dire è che l'uomo fino al tardo neolitico aveva la capacità ancora di capacità e facilità ad intraprendere quella connessione con il mondo non manifesto, con il mondo manifesto. Dal tardo neolitico in avanti, l'uomo ha avuto come una sorta di disconnessione, come se gli fossero stati in qualche modo tranciati quei legami, quei filamenti di connessione con gli altri mondi. E guardate che anche in molte pellicole cinematografiche questa cosa viene molto spesso detta. Penso di averlo già accennato in qualche film, uno in particolare che è La Bussola d'Oro, che può sembrare un film per ragazzi, assolutamente non è così. Poi da un paio d'anni a questa parte hanno fatto anche due serie televisive a seguito di quel film sulla HBO, e lì
lì ti fa comprendere proprio come esistano due realtà nello stesso spazio, che noi non riusciamo a vedere perché ci sono proprio frequenze diverse, ma coesistono nello stesso spazio, nello stesso momento, e la possibilità di viaggiare tra i mondi con estrema facilità. In questo caso era una sorta di polvere, quella che noi oggi conosciamo come materia oscura, perché se voi prendete i nostri atomi del nostro corpo, tra un atomo e l'altro c'è dello spazio, c'è della materia oscura. Ebbene, quello spazio però dà la possibilità di connettere le varie realtà atomiche del nostro corpo e di tutti i materiali. Ci sono veramente dei dettagli all'interno delle pellicole cinematografiche che ci fanno comprendere che questo che noi viviamo, che quello che noi abbiamo sposato, quello che cerchiamo di portare avanti, non soltanto a livello spirituale, ma proprio come ricerca, ha delle fondamenta tangibili, delle fondamenta ben radicate. Ecco qua, scusatemi, ti ringrazio per le risposte precise e schiette, Giancarlo. Oh, grazie a te, Giancarlo. Poi, il seme della terra nasce nel buio, questa frase mi risuona tanto. Per lavoro, scuola d'infanzia, stiamo trattando la terra, però gli esseri viventi, sopra, sotto, nei prossimi mesi arriveranno alla semina. E la fase scritta all'inizio di me voglio ricordare, da rispettare e ripetere. Sì, assolutamente. Ecco, molto spesso i genitori parlano di questo, del buio, no? Terrorizzano assolutamente. Invece il buio, secondo me, è il crogiolo, è il calderone dove nascono le idee, nascono gli intenti. Diciamo è quel brodo più primordiale dove ognuno di noi può attingere. Nella tradizione druidica, nella tradizione del continente europeo, il calderone di Ceridwen è il calderone praticamente dove ribolle la conoscenza, l'onniconoscenza. E noi possiamo attingere con i nostri viaggi. I suoi materiali oscuri. Un film che mi insegna molto al riguardo è La storia infinita. Consiglio anche il libro. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Molto spesso i registi, i produttori decidono di fare dei film e li mettono in chiave appunto come film di bambino, ma vi posso garantire che lì dentro, all'interno di questi film, ci sono delle chiavi di lettura molto esplicite, molto chiare, proprio perché dobbiamo essere noi a cogliere questi dettagli, no? questi simboli all'interno di queste pellicole. Il film è presente su Focus 3.0, Matrix. Matrix è un altro, ma lì dovremmo uscire un po', non completamente, ma uscire un po' da quello di cui stiamo parlando. Cosa ne pensi di questo presente immediato futuro che stiamo vivendo? Non voglio inimicarmi nessuno, però credo che questo momento, ripeto, questo nostro spazio, questo spazio che mi è stato dato da Anna Tamburini Torre e da Enrico Ballantini, voglio che rimanga un luogo di grande rispetto. Se fossi sulla mia pagina Facebook non sarei così leggero, così cauto nell'esprimere i miei giudizi. Quello che vi posso dire è che mi sto rendendo conto che l'essere umano è veramente di basso livello nella maggior parte delle circostanze, perché ha una facilità a farsi schiavizzare senza neanche battere ciglio, non si domanda nulla. E per questo
hanno avuto molta presa le religioni, hanno avuto molta presa i partiti politici, perché nella maggior parte dei casi l'uomo difetta di un particolare. È quello che vuole appartenere a qualcosa, o un clan o un gruppo, e allora si lascia andare a facili. Vedete, vi faccio un esempio: nel paganesimo, nello sciamanesimo, non ci sono dei dogmi. Non c'è nessuno che ti insegna a fare certe cose, devi essere tu con le tue capacità e con le tue abilità a percepire il non manifesto, a relazionarti con la divinità, a relazionarti con le forze della natura o con le forze non manifeste. Invece la religione nasce per dire alle persone cosa devono fare, come devono pregare e quante volte al giorno devono pregare. E secondo me questo è un abominio vero e proprio. Le religioni monoteiste, in questo caso il cristianesimo, perché ancora oggi rimane la realtà religiosa a più copertura della popolazione mondiale, no? E ha fatto sì che il paganesimo, ha fatto sì che tutte quelle realtà spirituali in qualunque parte del mondo, vi ricordate il film Mission, ve lo ricordate? L'evangelizzazione che viene fatta praticamente negli Indios dell'Amazzonia, stessa cosa è stata fatta in Scandinavia, stessa cosa è stata fatta in tantissimi luoghi della Terra. L'evangelizzazione non è stata una bella cosa, perché molto spesso si evangelizzava con la violenza. Mentre le realtà pagane, le realtà, chiamiamole anche rurali, di qualunque territorio, avevano una grande connessione con la natura. C'era questo grande rispetto per tutto quello che li circondava. C'era una sorta di devozione per la natura, no? Ma non di sudditanza, nel senso che la persona faceva in modo di mettersi in relazione con la divinità, sì, la temeva, ma si incazzava anche con la divinità se a una sua richiesta non le veniva praticamente concesso il suo desiderio, quello che aveva richiesto alla divinità. E invece viviamo una sorta, nella religione cattolica, viviamo una sorta sempre di un po' come la politica adesso, no? Fateci caso, ci sono delle grandissime analogie. Cioè, nonostante la vessazione di tutta questa situazione sanitaria e cose, ancora le persone abbassano la testa e dicono di sì. E non voglio entrare ancora in nessun tipo di dettaglio. Grazie, Elena. Mentre penso che molti di voi in internet, su Facebook, vedranno diverse pagine, no? Le proteste che ci sono a livello planetario. In questi giorni in Olanda è stata una catastrofe contro la polizia, cosa proprio per il lockdown, per tutto quello che viene fatto a livello sanitario. Le persone si sono ribellate in Inghilterra, si ribellano in Inghilterra, si ribellano in Francia, e in Francia si sono ribellati tanto. Nei paesi slavi, nei paesi dell'est, in Austria che sono molto inquadrati, assolutamente. In Italia no, c'è una sorta proprio di cagnolino a Mansito, e questa cosa io sinceramente non la comprendo. Non amo la violenza, però si può fare quella protesta lucida, senza fare violenza, perché questo non giova a nessuno, né a chi difende e né a chi si vuol difendere, e non va bene. Però se tutti domani mattina si mettono a braccia conserte e non pagano più o tasse, non vedono più i telegiornali, non comprano più i giornali, perché credo che ci siano due componenti molto particolari a cui noi dovremmo dare attenzione. Una è la stampa. La stampa sta facendo dei danni inequivocabili, nel senso che i giornalisti fanno anche i corsi di deontologia, no?
questo Anna Tamburini Torre me lo può confermare, ma non credo che questa deontologia in questi mesi, in quest'anno, sia stata esaltata, anzi è stata proprio messa sotto i piedi. E questo non va bene. Perciò, a mio parere, telegiornali e giornali dovrebbero essere assolutamente tolti di mezzo. Riformare proprio il giornalismo, perché questo non è giornalismo. E l'altra cosa, non ve la dico, me la tengo perché potrei diventare antipatico a qualcuno e sinceramente non ho voglia di farmi nemici gratuiti. Forse anche questo è necessario al nostro percorso. Ecco, l'altra cosa, e poi chiudo e vado avanti. L'altra cosa che ho capito in questi periodi è che adesso si è creata una divisione di quelle persone che non credono e che hanno aperto gli occhi, in tutti i sensi, e le persone che continuano ad essere come sono, che dal primo giorno a oggi si sono comportati alla stessa maniera, senza chiedersi e senza farsi delle domande. Qui c'è stata una separazione netta. E se le cose non cambieranno, ci sarà una separazione. Ci saranno i negozi per le persone che non vogliono mettere le mascherine, quelli che non si vogliono vaccinare, e ci saranno i negozi per i vaccinati e per quelli che vogliono stare con le mascherine. Questa è stata una divisione netta e credo che ad ognuno di noi, credo a quelli specialmente che hanno aperto gli occhi, abbia dato una visione molto chiara, da chi si vuole stare lontani e da chi non ci si vuole avvicinare. Questo è il mio modesto parere. Gli italiani interessa il calcio, il Grande Fratello? Assolutamente. Cioè, continuano a vedere questi programmi che non hanno proprio nessuna. Non creano cultura, creano veramente ignoranza e stupidaggine proprio ad oltranza. E questa cosa non la riesco a capire. E dire che i circoli culturali in Italia tra il 1600 e il fine 1800 erano i più rinomati, le persone di grande cultura. L'italiano si parlava anche se andavi in Cecoslovacchia, se andavi a Praga, se andavi in altri circoli culturali. Oggi assolutamente no, abbiamo perso la guerra e abbiamo dovuto abbassare la testa e adesso si parla l'inglese. Se avessimo vinto la guerra, assolutamente si sarebbe parlato italiano in tutto il mondo, non l'inglese, di certo. L'italiano è una lingua di grande cultura, che affascina la maggior parte dei popoli europei e questo l'abbiamo buttato nel gabinetto. L'Italia, o meglio, gli italiani hanno molto subito il condizionamento, comportamentale indotto dal Vaticano. Assolutamente. Una cosa che proponevo anni fa, lo sapete qual era? Era dare il Vaticano 100 anni a ogni paese europeo. Ok, finiti 100 anni in Italia, adesso il Vaticano si trasferisce 100 anni in Spagna, 100 anni in Francia, 100 anni in Germania, 100 anni in Inghilterra e via dicendo. Sono certo che di questi paesi il Vaticano, forse, l'unico paese che accetterebbe una condizione del genere sarebbe la Spagna. Gli altri paesi non vorrebbero il Vaticano. Il Vaticano detiene il potere militare di tutto il mondo. Il potere finanziario di tutto il mondo, e se non siete convinti di questo, fate un grandissimo errore. E non voglio andare oltre. In TV andrebbe spenta per sempre. Assolutamente, condivido, concetti stupendi. Ti ringrazio infinitamente, non so chi tu sia, ma ti ringrazio, vero? La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Condivisibile anche questo pensiero, assolutamente, a differenza nello stare in natura di giorno e starci di notte. Allora, c'è differenza stare in natura di giorno e starci di notte? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nei miei seminari, nei miei incontri, io lavoro in tutte le condizioni climatiche, dalla pioggia, alla neve, al freddo. Di giorno, di notte, perciò le persone devono vivere qualunque tipo di ambientazione in natura e non si sta con la lampadina di notte. Se c'è luna o se non c'è luna, devi vivere questa esperienza. Faccio fare anche esperienze
anche estreme, nudi nel bosco di notte, sia in inverno che in estate, nel senso che quelli che decidono, richiedono di far parte del seminario in questi periodi, e vi posso garantire che soltanto il pensare di non avere più gli abiti, perché di fatto gli abiti sono una nostra corazza, il soltanto strusciarsi ad un ramo o a una corteccia di un albero, ti puoi graffiare, ti puoi ferire, perciò sei molto vulnerabile in questo contesto qui, specialmente se non vedi e non sai dove vai, no? Ma è un ottimo esercizio, un eccellente esercizio per percepire la dimensione intorno a te e per saperti orientare, perché anche se non c'è la luna, buio buio, dopo un po' cominci a vedere e cominci a percepire. Però nella notte, proprio perché è notte, ci sono animali che si muovono perché cacciano di notte, specialmente qui nella zona dove sono io, la fauna selvatica ce n'è, tanta, cervi, caprioli, tassi, cinghiali, lupi che hanno già visto ormai da tempo qui nei dintorni. Però non ribadisco, il lupo non è pericoloso come fanno intendere molto spesso i giornali. Anzi, penso che presto ritornerà anche l'orso, perché l'hanno già visto dalle parti di Verbania, che è l'Alto Piemonte, perciò penso che a breve si rivedrà anche da queste parti. Pensate che l'ultimo, l'orso è il simbolo di Biella, l'ultimo è stato ucciso nel 1906, l'ultimo orso di questa zona qua, perciò io spero che molto presto torni ad essere l'animale simbolo di questo territorio, ma che possa vivere fisicamente. Allora, bolle papali. Ah, bene, bene. Allora vedo che ci sono tante persone che si interessano a questo. Scegli, allora, bravo, vero, si sceglie allora chi vuoi e chi non vuoi. In fondo è una selezione anche utile, assolutamente. Bolla papale, Bonifacio VIII. Mica sono quella. Ma tu non pensi che nel prossimo futuro ci saranno i cambiamenti politici e sociali abbastanza chiari? Allora, voi dovete sapere che in qualunque circostanza temporale, in passato storicamente, ci sono stati ribaltamento proprio di per riottenere l'equilibrio, tanto devi andare da una parte, tanto devi andare dall'altra. Non si può pensare che da una situazione del genere si possa passare a una situazione di pacificazione e di età dell'oro come noi la immaginiamo. Ci sarà assolutamente, ma prima che questo accada, però dovete pensare una cosa: non è questo che accadrà, quella pacificazione a cui noi auspichiamo, quell'età dell'oro, noi la vedremo. Io ho 55 anni, ma noi la vedremo, perché questa è una cosa che si realizzerà da qui ai prossimi 30-40 anni. Perciò noi saremo presenti, se non ci accade qualcosa prima, a questo grande cambiamento. Perciò noi lo vivremo in maniera inequivocabile. E a breve, entro quest'anno, i cambiamenti sostanziali ne vedremo, assolutamente ne vedremo. L'unica cosa che vi posso dire è che non abbiate paura. Non abbiate paura, siate sereni, non vi fate... Ci sono tante persone in Facebook che pubblicano sempre notizie negative, si possono pubblicare le notizie negative ma in maniera meno pesante, per far aprire gli occhi alle persone. Se stai mezz'ora su Facebook e leggi tutto quello che viene pubblicato, ti viene proprio la depressione. Infatti io già da tempo sono uscito da un sacco di gruppi perché si perpetuava questa cosa. Io voglio vedere solo il bello delle cose. So che dopo questo grande caos che c'è stato, magari ci sarà anche un inasprimento, un peggioramento, però poi ci deve essere per forza di cose un miglioramento. Non si può perpetuare questa cosa, e proprio l'animo umano non ce la fa ad accettare una condizione del genere. È vero che ci sono tanti film, sai, che hanno detto, esempio Orwell 1984, Equilibrium, non so quante persone hanno visto questo film con Christian Bale, molto molto bello,
una società molto inquadrata, dove praticamente non si potevano addirittura leggere i libri, e quella fa riflettere, veniva addirittura innestata una, veniva inserita una droga nel corpo delle persone per non farle emozionare, per farle essere una sorta di benessere latente, cioè di soppressione continua delle proprie emozioni, dei propri sentimenti. E bisognerebbe vedere quei film che cosa trasmettono. Adesso qualunque film, qualunque serie televisiva viene trasmessa, si parla di virus, si parla di contagio, cioè c'è questa ripetizione, perpetuazione di queste parole, perché devono entrare proprio nella mente dell'individuo, e lo devono proprio, devono scavare, devono far sì che si radichi bene questa memoria. Questo può riuscire bene nella massa, ma in alcuni di noi assolutamente questo non attaccherà. Noi abbiamo già cominciato a creare massa critica, perciò questa si deve assolutamente amplificare, e questa massa critica alla fine fagociterà l'altra fazione. Infatti è un'esperienza che va fatta assolutamente. L'uomo è l'unico animale senza un posto in natura, perché può sopravvivere solo se modifica la natura. Perché? Perché, te lo spiego subito, ma l'avevo già detto in una puntata precedente, noi siamo dei mammiferi, perciò abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di vivere non in grandi comunità, ma in comunità limitate, e invece ci hanno fatto vivere come gli insetti, no? Intermitai, le case, uno impilato sull'altro. Perciò abbiamo una sorta di... Avete presente quando il computer crasha? Noi abbiamo questo, cioè nel senso che siamo dei mammiferi che però abbiamo la mentalità degli insetti, e questa cosa ci fa praticamente sballare, e non va assolutamente bene. Siamo accorpati, intermitai, che sono le città, tutti affogati lì, mentre invece secondo me il futuro dell'uomo è queste microcomunità da 40-50 persone che cooperano tra loro, che scambiano praticamente sostanze nutritive con lavori, cioè alimenti, in questo caso animali, e si possono autosostenere. Questo secondo me è il futuro dell'umanità. Dovremmo vivere da mammiferi, non da insetti, e questo ci ha fatto diventare quelli che siamo. Dal caos nascono le stelle, ovviamente, dopo il 2036, sì, perciò è una cosa, come dicevo prima, una cosa imminente, cioè 2036, mancano 16 anni, non è che ne mancano tanti, arriva presto. L'uomo non è, ok, io penso che il modo migliore per attraversare questo video sia stare, sì, molto in presenza, ma osservare con totale distacco, contro forte, il proprio ambiente interiore. Nulla dura in eterno. Stai parlando praticamente di essere centrati, di essere ben radicati in questa situazione. Sì, questo assolutamente condivisibile, anche questo che hai scritto. Nulla dura in eterno, non lo so. Su questa cosa sarebbe meglio disquisire. La materia si trasforma ma vive in eterno, l'universo si trasforma ma vive in eterno. E poi eterno è una parola che non sappiamo quantificare. Magari eterno in passato significava 7-8 mila anni, la vita media delle persone che ci hanno creati. Il concetto di eternità, secondo me, va... va analizzato, questo sì. Microcomunità, il futuro meraviglioso. Questo è uno dei miei obiettivi, creare una microcomunità proprio in quest'area geografica, e far sì che le persone vengano a vivere temporaneamente in questo luogo, dove possono apprendere tutto quello che c'è da apprendere sul druidismo,
vivere una realtà rurale, e questo non significa non avere comodità, non significa stare, vivere all'aria aperta, dormire all'aria aperta, come, nel senso che si fanno le esperienze, però si vive con tutte le comodità del caso, ma non eccessive. È questo, perché l'eccesso ha rovinato anche la nostra dimensione di percezione. L'eccesso della comodità ci ha fatto, ci ha in qualche modo devirilizzato. Ecco, questa forse è la parola giusta. L'uomo, in particolare il maschio, ormai è devirilizzato. Non è più l'uomo forte di un tempo, anche se c'è stata una grossa spinta da parte dei media, anche lo vedete. Anche nei film, nei telefilm, sono ormai sempre le donne supereroi che battono addirittura il supereroe uomo. C'è questa battaglia dei sessi che secondo me non ha ragione di esistere. Tante sono le abilità dell'uomo quante quelle della donna. Però anche qui non voglio crearmi nemici. Come nella New Age ha fatto dei danni per i percorsi spirituali, per la vita spirituale degli individui. Così è stato il femminismo, in passato, come altre realtà maschiliste. Anche in questo caso gli eccessi hanno guastato e hanno devastato, hanno fatto dei danni irreversibili, irreversibili. Ecco, per esempio, no? Notizia di qualche giorno fa, anche se non è che non c'entri nel contesto di cui stiamo parlando. Questo finto presidente degli Stati Uniti che c'è adesso ha praticamente dato l'ok per far sì che i transessuali possano gareggiare con le donne nelle competizioni sportive, cioè corpi di uomo che hanno una forza fisica diversa da quelli delle donne, nonostante le donne si allenino all'inverosimile, e questo io non lo trovo corretto. A questo punto, se vogliamo dare un'opportunità a tutti, fai il femminile, fai il maschile e a questo punto fai i campionati olimpici per i trans, per i transessuali. Fine, allora li metti tutti sullo stesso piano. E questo non è corretto. E già accettare questa cosa nello sport, secondo me, le donne nelle competizioni sportive assolutamente non dovrebbero neanche presentarsi. Questo, secondo me, bisognerebbe creare una condizione del genere. Esiste in Italia e in Piemonte una grossa comunità improntata sulle energie. Sì, c'è la comunità di Damanhur in Val Chiusella, dall'altra parte qui della collina, della serra. Posto che conosco molto bene, ho diversi amici che vivono lì, con cui ci relazioniamo. Alcuni sono andati via, alcuni vivono ancora lì. Assolutamente, se non l'avete mai vista, andate a vederla perché merita di essere vista. Se si prova a parlare al di fuori dei loro schemi, programmi, ti additano come pazzo. E vabbè, ma ormai i pazzi cominciano ad essere tanti, perciò voglio dire, non, una volta il dissidente era uno su 100.000, adesso cominciano a essere 50.000 su 100.000 o 20.000 su 100.000, perciò la forbice lentamente si riduce. Damanhur, sì, ok. Questo, ecco, abbiamo disquisito su altre cose, abbiamo parlato meno di sciamanesimo, però non ci ha fatto male. Nel senso che lo sciamanesimo ti aiuta anche ad avere delle idee più pulite, di creare discernimento nel tuo pensare, nel tuo osservare, cosa che invece poco accade nelle situazioni della vita quotidiana. Cosa posso dirvi ancora? Purtroppo viviamo in una società lobotomizzata da TV e giornali. Vero, 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 ma sì, per chi c'è stato può confermare che Damanhur è bellissima. Poi, ecco,
riprendere un po' il discorso che facevamo prima dei diversi piani del mondo, dei mondi ultraterreni. Ecco, questo ci dà anche la possibilità, per esempio, nella disposizione del tempo celtico, in questo caso del tempo del continente europeo, come in diverse culture noi abbiamo le direzioni. E io ribadisco in una delle puntate che ho fatto legata proprio all'orientamento, le direzioni sono un piano fondamentale per chi intraprende la via sciamanica. E questo ti dà la possibilità anche di imparare nel come dirigerti nella tua vita, quale sentiero intraprendere. Le direzioni sono fondamentali. Per esempio l'est è dove nasce il sole, dove tutto nasce. Anche qui c'è l'aprirsi della via, perciò è legato all'equinozio di primavera, ricominciano tutti i processi. E se guardate bene, in primavera anche i processi biochimici dell'uomo, la primavera, ci si sente una sorta di frizzantezza, no? Di friccicore, come dicono in centro Italia, dalle parti di Roma nel Lazio. Ti senti quasi rivitalizzato, no? Un pizzicore dappertutto. Questo è il metabolismo, questo è il tuo aspetto biochimico, no? In primavera c'è una sorta di rinascita dei sensi. E questo è legato all'elemento aria, perciò al pensare, al creare. Ci sono tutte queste condizioni che ci devono far comprendere, ci devono far capire, che le stagioni ci servono anche per comprendere meglio noi stessi. Prima abbiamo parlato del giungere dell'essere, per esempio, è il sud, è il solstizio d'estate, è legato al fuoco, perciò è il sentiero, come dovremmo chiamarlo, del divenire, no? Di quello che ci aspetta più avanti. Poi c'è passare all'interno di se stessi, comprendere meglio i lati oscuri, questo è legato all'ovest, siamo all'equinozio d'autunno, legato all'acqua, poi il trovare la saggezza che è legata al nord, è legata ai nostri antenati, il solstizio d'inverno, la terra, però ci sono anche il nord-est, il sud-est, il sud-ovest, il nord-ovest, tutti questi sono legati anche ai nostri gusti, ai sentimenti, all'udito, alla vista, all'olfatto, l'intuito, la purificazione, tutti questi elementi servono a comprendere meglio noi stessi. E se noi ci comprendiamo meglio, sappiamo meglio affrontare la nostra esistenza, anche le decisioni più banali. Vado a incontrare questa persona, la incontro o non la incontro, faccio questo affare, lo faccio o non lo faccio. Io molto spesso, se devo fare delle cose, preferisco fare un viaggio nei mondi ultraterreni per avere delle risposte. È semplice, non c'è bisogno di andare dalla cartomante, non c'è bisogno di andare dall'indovino, siete voi gli oracoli di voi stessi, no? Allora cercate di affinare queste abilità, cercate di metterle in moto e questo vi aiuterà certamente a far sì che le cose migliorino nella vostra vita. Cosa ne penso dell'ayahuasca? Penso bene, l'ho provata più volte, penso assolutamente bene. Però non è per tutti, anche qui non si può dare a porci e cani. Adesso stiamo vivendo quella fase che l'ayahuasca la danno a tutti. È della stessa condizione di cui vi parlavo prima. Se andate in un piano di un mondo ultraterreno e non avete le abilità per affrontare un certo tipo di vissuto in quel mondo ultraterreno, cioè quello che andrete a vedere o a percepire, potreste rimanere traumatizzati. E la stessa cosa è l'ayahuasca. Cioè, se non siete pronti a vedere delle cose che con l'ayahuasca quasi sempre si vedono, perché altera la vostra percezione della realtà, e se non siete pronti state male, ma state male di brutto, E non è soltanto legato a molte persone, la maggior parte rimettono, vomitano con l'ayahuasca, ma quello è perché ci sono le sostanze all'interno
dei peptidi che ci sono all'interno della radice. Non vanno bene con tutti i metabolismi e di conseguenza succede questo. Se riesci a trattenere, a non rimettere, la tua percezione della realtà si altera in maniera inequivocabile. Veramente fai un trip potente. Poi, Anna Maria Carrasi, fatta in Perù, logicamente. No, la ayahuasca funziona comunque. È scontato che è fatta da uno sciamano nel luogo dove la vanno a raccogliere e la fanno, non è come fatta qua in Italia con il corso di meditazione e poi prendiamo tutti la ayahuasca e ci facciamo il viaggio. Ecco, per certi aspetti stiamo vivendo una sorta di revival degli anni 70, no? Degli anni 60, con l'utilizzo dell'LSD con altri tipi di droghe. E si sta vivendo una realtà di questo genere con l'ayahuasca. Cosa assolutamente negativa. Assolutamente negativa. Non condivido. Condivido l'utilizzo, ma non lo condivido per tutti. Qualche sciamano qui è venuto. Chiedo perché è verissimo, ti ringrazio, stai lanciando un messaggio molto importante. Tempo fa mi è successa una cosa facendo una meditazione molto rilassata e mi sono trovata, non so dove, era tutto bianco, ma stavo bene. È vero che è durato poco, chissà a quale livello stavo secondo te. Monia, quando si vedono queste cose legate al bianco si è sempre ai livelli... Ma non è una cosa negativa stare ai livelli iniziali, anzi secondo me è estremamente positiva, è perché quantomeno sei riuscita a connetterti con quelle realtà. E molto spesso i viaggi che si fanno sono molto condizionati dalla propria mente, perché non abbiamo ancora la capacità di discernimento, sono i nostri pensieri che creano certe realtà. E invece se riesci a distaccarti dalla tua mente, e non sei tu che coordini quelle cose lì, è il mondo ultraterreno che coordina la realtà dove tu ti andrai a trovare. Quindi prima bisognerebbe fare 3 giorni di digiuno, essere accompagnato da uno sciamano. Perché 3 giorni di digiuno? Io ne ho fatti fino a 21, veramente. Dipende da quello che devi fare. Per esempio le danze dei nativi americani, cioè la danza del sole e della luna, che si danza per 4 giorni solo... si beve soltanto, dipende. Secondo me cominci ad avere delle percezioni di un certo tipo dopo il 9°, 15° giorno di digiuno. È come se ti crescessero una serie di antenne e la tua percezione cambia in maniera radicale. 3 giorni è più una purificazione del corpo che una purificazione della tua parte spirituale, insomma. Ma l'ho detto io, fatta in Perù. Ah, ok, bene, se l'hai fatta in Perù, buono. Teta, sì, certo. Antonella Lia, ecco perché è stato... modificato geneticamente molto tempo fa. Che cosa è stato modificato geneticamente molto tempo fa? Chi è stato modificato geneticamente molto tempo fa? Se mi fate sapere che cosa è stato modificato geneticamente... Vabbè. Allora, amici, abbiamo sforato parecchio, 70 minuti. Bene. Allora, miei cari compagni di viaggio, io vi ringrazio infinitamente per essere stati con Focus 3.0. Se l'essere umano... per mano degli Anunnaki? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo una specie addomesticata,
Eravamo Bieca Manovalanza, che è stata lasciata qui, veramente, secondo me non è stata lasciata qui, qualcuno di loro è ancora qui. Siamo passati da un addomesticatore a un altro, ma la situazione non è cambiata. Grazie a voi per aver condiviso questo momento insieme a me e a Focus 3.0, ringraziando ancora ognuno di voi per essere stato in presenza in questa serata. Ci rivediamo prossimamente, adesso con Anna Tamburini Torre nei prossimi giorni ci sentiremo per le prossime puntate, perciò dobbiamo organizzare le prossime. Poi oggi parlavamo appunto di un progetto magari per l'autunno e vediamo un attimo come organizzarlo. Vi ringrazio ancora infinitamente, vi auguro una felicissima serata, un buon plenilunio per dopodomani. Tra i due, meglio farlo domani sera che il 28, perché il plenilunio sarà alle 12, intorno a metà giornata, intorno alle 12:30 del 28. Perciò, se dovete festeggiare il plenilunio, festeggiatelo domani sera, e se dovete fare rituali o cose che devono essere fatte durante il plenilunio, fatelo domani sera. Questo è un mio suggerimento. Ancora un grazie a tutti, una felicissima serata. A presto.